Ciao a tutti, io sono Emanuela, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di NYX, un brand californiano famosissimo, quindi penso che tutti quanti lo conosciate. Io di NYX ho provato sempre solo il primer per glitter e l'ho sempre trovato un ottimo prodotto. Però, incuriosita da una delle ultime palette uscite, ho deciso di provare più cose e oggi quello che andremo a fare è realizzare non solo il make-up che mi vedete adesso, ma vi farò vedere più alternative che si possono fare con questa palette. Perché la palette in questione è questa, quindi come vedete una palette gigante. Ha 40 colori all'interno, quindi veramente si possono creare infinite combinazioni. Come vedete ci sono dei colori accesi, ce ne sono altri più nude, neutri, ci sono i glitter, ci sono gli shimmer, insomma, ci sono veramente tantissime texture. Già vi dico che è una palette che mi è piaciuta tantissimo, che non vedevo l'ora di provare già da quando l'ho vista nei video delle youtuber americane, perché mi hanno attirato particolarmente molti di questi colori, soprattutto quelli dei glitter. La qualità di questi ombretti è veramente ottima. I matte sono sfumabilissimi, sono molto pigmentati. I glitter chiaramente usati con la colla per glitter, quindi quella apposita, rendono proprio tantissimo, sono veramente super luminosi, ma anche gli shimmer sono davvero belli. Ci sono anche dei colori duochrome, tipo questo, questo e vediamo questo qua. Se non che ho notato che anche questi glitter viola sono comunque multicrom, hanno dei riflessi sia rosati che azzurri e sono quelli che ho utilizzato oggi. Quindi con questa palette ho realizzato in tutto 5 look completamente diversi uno dall'altro per farvi vedere un po' come ho utilizzato la palette nel suo complesso. Sono veramente contentissima di averla comprata perché sono rimasta davvero soddisfatta. La ricomprerei, quindi la consiglio anche a voi. Se non avete provato niente di NYX come me, questa è un'ottima partenza. Anche perché vi dà tantissime alternative, come vi dicevo. Di questa palette, quindi la Ultimate Utopia, sono uscite anche delle palette più piccole, se non sbaglio contengono 9 colori, e ogni palette ha una parte di questi colori, però insomma mi piaceva averli tutti e ho comprato questa grande. Di NYX. Quindi, oltre alla glitter primer, ho provato anche in ognuno dei look che andrete a vedere la base per occhi, quindi per gli ombretti. E vi devo dire che è davvero sorprendente, perché fa durare gli ombretti tutto il giorno, non vanno nelle pieghe, quindi un ottimo prodotto low cost, oltretutto. L'ultimo prodotto che ho provato, l'ho utilizzato in due video, è questo gloss super super glitterato nella colorazione DDG03. È molto bello il pack e quello che mi è piaciuto tantissimo di questo gloss, a parte il colore, ok, ve lo faccio vedere, vedete? Ha vari glitter all'interno, dal dorato anche all'azzurrino. Quindi
Quindi molto bello sulle labbra. Quello che mi è piaciuto, vi dicevo, è il fatto che non è appiccicoso, quindi sembra più un lip oil, lascia le labbra idratate e una volta che la parte del gloss inizia ad asciugare, i glitter restano, però non fanno un brutto effetto, cioè anche loro piano piano svaniscono, lascia comunque una patina di colore sulle labbra, non sparisce del tutto. Insomma, ottimo. E poi ho riscontrato che ha un'ottima durata. Quindi, detto ciò, avete capito che i prodotti NYX mi sono piaciuti tanto. E nulla, vi lascio ai video e spero che tutte le alternative che vi propongo vi piacciono. Lasciate un like se è così, lasciate un commento e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Guardate i look. Ciao!